amministrativa, ma non si riconosce nei partiti tradizionali. E questo, secondo me, ha rafforzato tutta la coalizione, come ho sempre detto, non era competitiva rispetto ad altre forze politiche, ma complementare. E i numeri che sto guardando adesso sugli schermi sicuramente non mi possono che dare un'enorme soddisfazione. Però devo dire che tutte le forze politiche di centrodestra hanno avuto un ottimo risultato. Li guardo in ordine. Forza Italia ha tenuto i consensi. Fratelli d'Italia ha avuto un ottimo risultato rispetto al 2018 e la Lega ha avuto un risultato sopra le aspettative. Quindi devo dire che si è rafforzata tutta la compagine di centrodestra, mi sembra in modo consistente. Prego. In alto. Mi sentite? Sì. Lucio Sentite. Bondi, giornale Radio Rai. Presidente, dunque, tanto quanto secondo lei è un voto locale, quanto secondo lei è un voto nazionale, perché insomma anche i vostri dirigenti hanno parlato un po' di un traino post-elettorale in una fase di luna di miele che perdura con il governo in carica. Poi un risultato così positivo della sua lista le fa anche pensare qualcosa, diciamo, per il dopo i prossimi 5 anni, perché insomma immagino, non mi dica che adesso pensa solo a questo, la sua carriera politica proseguirà. No, vi chiedo, siamo il giorno del voto, no? Le assicuro che non sto pensando a cosa accadrà fra 5 anni, sto pensando a come impostare i prossimi 5 anni e lo penserò soprattutto nei prossimi giorni. Oggi ovviamente è una giornata di soddisfazione, di festa per la mia coalizione e dai prossimi giorni inizieremo a costruire i prossimi 5 anni. Non mi ricordo l'altra domanda? Locale nazionale, io penso che qua ci sia una forte connotazione del voto in Friuli Venezia Giulia, non c'è dubbio che le forze politiche nazionali abbiano portato il loro indispensabile e importantissimo contributo, però sicuramente raggiungere adesso qua siamo al 63-89, vedo, sto guardando in tempo reale, sicuramente un voto anche caratterizzato da una squadra che ha governato questa regione. La squadra la intendo composta da tutte le forze politiche che mi hanno appoggiato nei 5 anni, dalla giunta che mi ha appoggiato e mi ha aiutato nei 5 anni pregressi e dal Consiglio. Quindi penso che ci sia un forte mandato che proviene dal territorio, perché stiamo parlando di elezioni regionali. Poi mi auguro ovviamente che le elezioni di Friuli Venezia Giulia aiutino anche il governo nazionale ad avere una maggiore forza, perché il consenso politico evidentemente alla nostra coalizione è arrivato in modo molto consistente. Prego, Battici, Gazzettino. Grazie. Vabbè, adesso farò nei prossimi giorni, vi dico la verità, mi prendo qualche giorno di pausa, ve lo comunico così che finiti qualche giorno di pausa farò l'incontro con le forze politiche, esattamente come è successo la scorsa volta, costruirò, avendo ascoltato tutti ovviamente, la nuova squadra di governo della regione. La prima, scherzosamente, Zaia l'ha chiamata per la questione dei record sull'esito delle votazioni, e la seconda, allora andiamo sul concreto, dato che la previsione politica non ce la fa, i primi 100 giorni del nuovo governo. Allora, per quanto riguarda Luca, l'ho sentito, mi ha chiamato e l'ho sentito ovviamente, mi ha fatto i complimenti e lo ringrazio ovviamente, ma lui è imbattibile, dico sempre, le sue percentuali sono irraggiungibili per chiunque. Per i 100 giorni di governo continueremo come abbiamo fatto prima. Non l'ho fatto nel primo mandato, i 100 giorni di governo, non lo faccio adesso. Per quello prima dicevo che la mia intenzione è di portare avanti uno schema anche di proposta amministrativa, di continuare a farlo, alternativo alle solite campagne elettorali che sono fatte, che il giorno dopo già cosa farai nei primi 100 giorni? I primi 100 giorni continuo a lavorare con quell'impegno che ci ho messo negli ultimi 5 anni. Senza fare promesse cosa fai fra una settimana o fra due, perché penso che così non si possa amministrare. Noi dobbiamo tornare a una politica che sia in grado di programmare e non di fare annunci. Marco Stabile, Tele 4. Proprio nel senso della programmazione, siccome è il primo presidente del Friuli Venezia Giulia che potrà fare un secondo mandato, quali sono i progetti che dal primo al secondo mandato potrà portare a compimento grazie a questa opportunità
di fare 10 anni da presidente? Beh, ce ne sono diversi da quelli degli investimenti. Penso nella città da dove viviamo, per esempio Porto Vecchio, una cosa a cui tengo molto. Ma penso anche a tutte le azioni che abbiamo fatto per l'attrazione di investimenti. Nel 2022 abbiamo triplicato gli investimenti internazionali che hanno scelto il Friuli Venezia Giulia. E vorrei portare sempre di più la nostra regione, che ha quella vocazione ad essere un punto di riferimento internazionale dal punto di vista logistico, della ricerca applicata. Devo dire che con le azioni che abbiamo fatto e con l'impegno che ci abbiamo messo, i primi risultati sono avvenuti e ne sono orgoglioso. Secondo passaggio, mi piacerebbe anche potenziare la norma sull'attrazione di talenti, sul ritorno di talenti che abbiamo fatto con l'assessore Rosolen, che devo dire ha funzionato ma può crescere ancora, e come per esempio le misure sulla famiglia, che nel 2022, dopo ribadisco, ho sempre detto bisogna prendere con grande cautela questo dato, però un piccolo germoglio è nato. Per la prima volta abbiamo avuto i nati che sono, seppur di poco, due, sono cresciuti rispetto all'anno precedente. Di solito c'era il crollo costante anno dopo anno. Quindi è stata una prima inversione di tendenza, bisogna vedere appunto se sia qualcosa di stabile o se sia semplicemente un evento casuale, però le misure sulla famiglia, abbiamo triplicato del 300% le risorse sulla famiglia, mi auguro possono essere servite anche per raggiungere questo risultato. Sì, Presidente, Giraldi, Trieste, l'affluenza si è attestata al 45%, pur tenendo rispetto a Lombardia e Lazio, insomma segna un dato significativo anche nella partecipazione alla vita politica, insomma se ci dà un commento su questo. Sì, su questo devo dire che la scorsa volta era andata a votare il 49%, sicuramente c'è stato un calo, seppur lieve, il calo c'è stato, però come diceva lei giustamente ha tenuto più rispetto ad altri territori. Questo non ci tranquillizza, è un problema del paese, la scarsa affluenza, non c'è dubbio, però forse, non vorrei fosse una mia illusione, però anche in questo caso, e di questo devo ringraziare anche chi ha corso in questa campagna elettorale, gli altri candidati presidente, che forse portando avanti una campagna elettorale civile basata sul confronto, è chiaro che bisogna costruire negli anni questo percorso, però si è visto che qua ha tenuto di più il risultato, forse anche dovuto a quella, cioè che i candidati si sono confrontati su delle proposte diverse, non c'è dubbio, ma senza, non ho visto, diciamo, quel aggressione tramutata troppe volte in attacchi personali, ma magari anche posizioni diametralmente opposte ma basate sui contenuti, e questo forse ha permesso di contenere di più il calo rispetto ad altre situazioni. Di Bartolomeo, vai. Sentite, sì. Sì, sì. Buonasera Presidente, ovviamente auguri per questi 5 anni. Grazie. Due cose in una. Prima di tutto, si chiederà come nella scorsa legislatura agli assessori di dimettersi da consiglieri? Farò una valutazione quando, con le forze politiche, oggi siamo, non so neanche i risultati definitivi che ci sono, quindi su questo mi riservo nei prossimi giorni di decidere. Questione terzo mandato, per lei insomma ci vorrà ancora un po', però se ne sta parlando a livello nazionale, credo che Friuli Venezia Giulia possa decidere in teoria anche autonomamente. Cosa ne pensa sia a livello nazionale quanto Presidente della Conferenza delle Regioni e sia, diciamo, per il Friuli Venezia Giulia? Posso dirle che come Presidente della Conferenza delle Regioni di fatto c'è il consenso unanime o quasi unanime di tutte le regioni per il terzo mandato. Beh, prossima domanda, Francesco Moscatelli, La Stampa. Buonasera. Devo attivare il micro, ecco. Si sente? Sì, sì. Sì, buonasera. Prima diceva, al di là dell'ottimo risultato della sua lista, ma anche il risultato sopra le aspettative del suo partito, la Lega. Per la prima volta compare il nome del candidato presidente nel simbolo del partito. Volevo chiederle se secondo lei è un'esperienza che il suo partito potrebbe ripetere anche altrove. Ma immagino di sì, ovviamente non lo decido io quello, hanno deciso di scrivere il mio nome perché sono il candidato presidente in questa circostanza. Penso che ci sono state altre esperienze, penso per esempio a Genova, dove col candidato sindaco Bucci si era messo il nome Bucci sul nome. Sicuramente quando c'è la tornata con il candidato precedente può essere un'alternativa buona anche dal punto di vista del consenso. Telecapodistria. Grazie, solo un attimo che attivino il microfono altrimenti la sentiamo male. Ecco. Sì, avrei due domande che riguardano prima la minoranza slovena 5 anni fa.
ha promesso un cambiamento anche della legge elettorale per avere maggiore possibilità di avere uno dei suoi rappresentanti anche nel Parlamento. Si farà qualcosa nel prossimo mandato, e l'altro è la collaborazione con la vicina Slovenia. Che cosa cambierà nei prossimi 5 anni? Fino adesso, ok, c'era anche il Covid, non si poteva fare forse tanto, però si sente un po' la voglia di avvicinarsi un po' di più. Per quanto riguarda la prima domanda, come sapete io ho avanzato nello scorso mandato delle proposte, ma con grande rispetto del Consiglio intendo andare avanti in questa direzione, perché la materia elettorale è di pertinenza del Consiglio, non dell'Esecutivo. Se però le posso dire un mio auspicio, è che si possa svincolare la rappresentanza della minoranza slovena dall'appartenenza per forza a uno o l'altra coalizione, perché deve essere una rappresentanza della minoranza, non essere una rappresentanza prima di una forza politica, poi di una minoranza, ma deve essere prima di tutto la rappresentanza di una minoranza. Per quanto riguarda i rapporti con la Slovenia, penso che in questi anni sicuramente è stata la difficoltà del Covid, ma i rapporti sono rafforzati moltissimo. Cito fra le tante cose, ovviamente la più eclatante, che è Gorizia-Nova Gorizia 2025, una vittoria straordinaria dal punto di vista europeo e internazionale, per la prima volta una capitale europea della cultura fra due confini ma penso anche ai rapporti che abbiamo avuto costanti con la Presidenza della Repubblica di Slovenia, col Presidente Pacor, e l'evento straordinario avvenuto proprio a Trieste insieme al Presidente Mattarella. Penso ai tavoli tecnici e bilaterali politici che abbiamo con la Repubblica di Slovenia dal punto di vista logistico, dei trasporti e della condivisione. Tutto quello che si può rafforzare mi vede favorevole, perché la forza del Friuli Venezia Giulia sta proprio nella sua collocazione geografica e nei suoi rapporti culturali, economici che esistono con i paesi limitrofi. Grazie a lei. Leopold. Un attimo il microfono, ecco, prego. Eccolo qua, sì, complimenti. Grazie. Presidente, buona serata, buona legislatura. Due cose molto rapide, molto veloci. Vedo dai dati che vengono esposti in questo caso, oggi che è la patria del Friuli, che lei ha ricordato anche stamattina la ricorrenza il 3 aprile, non sente che per caso ci sia un interesse da parte dell'elettore verso sensibilità, verso l'autonomia della nostra regione, guardando soprattutto alla lista della Lega, ma quella della lista della sua lista, lista del Presidente, che schiaccia in un certo modo simbolicamente una lista di un partito nazionale. A. E B, rispetto al terzo mandato, mi rifaccio a quello che diceva Di Bartolomeo prima, non soltanto al Presidente, ma soprattutto ai consiglieri regionali, che sono vittime di questo vincolo al terzo mandato soltanto noi in questa regione e non nelle altre regioni d'Italia. Incomincio dalla seconda domanda. Noi avevamo proposto anche in quest'Aula un accordo, perché mi piacerebbe, e ho sempre chiesto, di fare modifiche della legge elettorale con un ampio consenso che coinvolga anche le opposizioni. Una delle proposte, proprio nelle ultime discussioni, era anche quella di superare il vincolo, cioè il limite del terzo mandato per i consiglieri, perché è una cosa strana che esiste solo in Friuli Venezia Giulia, e se un consigliere ottiene il mandato popolare con il consenso popolare non capisco perché debba fare 3. Tutti i mandati che non sono monocratici in nessun altro posto esistono, dai consiglieri comunali ai parlamentari, e non capisco perché per il consiglio regionale ci sia questo limite. Per quanto riguarda schiacciarlo, io devo dire che Fratelli d'Italia è una di quelle forze politiche che ha fatto parte della scorsa maggioranza in modo assolutamente coordinato con me e con tutte le altre forze che la compongono e che hanno composto questa maggioranza. Abbiamo per esempio ottenuto dei passaggi fondamentali per valorizzare l'autonomia. Primo da tutti la rinegoziazione dei patti finanziari, che ha permesso di risparmiare più di 2 miliardi di euro in 5 anni col nuovo patto, le nuove competenze per quanto riguarda i contratti pubblici e per quanto riguarda la fiscalità degli enti locali e i tributi degli enti locali. È stato un alleato prezioso a Fratelli d'Italia, non è un alleato contro l'autonomia, anzi è stato un alleato a favore dell'autonomia, esattamente come è stata la Lega, esattamente com'è la lista Federica Presidente, esattamente come è stata Forza Italia e Autonomia Responsabile. L'ultima domanda di questa conferenza stampa, Andrea Pierini, Tele Friuli. Buongiorno Presidente, in realtà una duplice domanda. Udine potrebbe andare al ballottaggio, almeno secondo questi primi dati, che sono usciti però sono ancora un po' presto, e volevo chiederti se sarai a Udine probabilmente l'ultima settimana del voto, un po' più presente, e poi se gli assessori saranno pesati in base ai voti o se c'è già uno zoccolo
stabilito a monte, diciamo, con i partiti. Grazie. No, a monte non c'è nulla, però non saranno pesati rispetto ai voti a prescindere, saranno pesati rispetto alle specifiche competenze, perché è fondamentale, abbiamo visto in questi 5 anni che le competenze e la capacità di azione sono fondamentali, che tutelano non soltanto l'azione di governo ma tutelano tutta la maggioranza. Quindi tutte le forze politiche sono molto consapevole, ma ne abbiamo parlato anche durante questi 5 anni, che una giunta forte è a vantaggio di tutte le forze politiche e maggioranze, soprattutto a favore della comunità che si rappresenta. Per quanto riguarda Udine, aspettiamo ovviamente i dati, ma esattamente come ho fatto la scorsa volta, che a Udine è stato al ballottaggio, il sindaco Pietro Fontanini, che gode della mia totale stima, avrà tutto il mio appoggio nell'ipotesi in cui si vada al ballottaggio. Quindi figuriamoci se non ci sarò, come sono stato in questa campagna elettorale tante volte a Udine, per le regionali ci sarò sicuramente nell'ipotesi di ballottaggio. Quindi la giunta sarà dopo le elezioni? Ma adesso vediamo, insomma, adesso io mi prendo qualche giorno, poi vediamo i tempi. Allora abbiamo ancora una domanda, in realtà è per i Moschi Neonic, prego. Perso. Ah, ok, grazie. Solo che manca il microfono, ecco, grazie. Buongiorno, io. Buongiorno. Volevo chiedere se appoggeranno il prossimo mandato all'introduzione della doppia preferenza di genere, come ho ascoltato anche recentemente dal ministro Calderoli. Abbiamo in quel pacchetto di proposte che era venuta da parte della maggioranza durante la scorsa legislatura, c'era anche la doppia preferenza di genere. C'era togliere il limite appunto dei tre mandati. C'erano diverse proposte interessanti che io sono più che disponibile a ragionare, però in modo, spero, in modo complessivo, perché altrimenti non si può portare lo scalpo della legge che determina l'andamento democratico di un consiglio per cercare di fare la propaganda da una parte o dall'altra, come purtroppo abbiamo visto in questa consigliatura. O si fa una revisione complessiva correggendo anche gli errori, e c'è disponibilità da parte di tutti, oppure è difficile pensare che qualcuno chieda una cosa, qualcuno un altro pezzo, qualcuno il terzo, perché non si raggiungerà mai un accordo. Più che disponibile penso anche la futura maggioranza a fare un ragionamento insieme all'opposizione, tra cui ovviamente anche la doppia preferenza di genere. Bene, grazie al Presidente Federica, adesso grazie a tutti i colleghi intervenuti. Arrivo. Per le televisioni, il Presidente Federica è disponibile adesso, senza calca, per cortesia, qua davanti, per delle interviste dirette. Prego. No, se abbiamo una prestazione. Grazie, ciao Paolo. Mi permettete? Ciao. Presidente, mi perdoni, abbiamo la prestazione. Arrivo, allora, posso fare una diretta, vi sono un TG in diretta, poi arrivo. 2 minuti lo ricordo. Thank you.